santo Cristo, sempre colpa di cascapastiera di merda! Porca puttana, oh! Ovviamente devo cambiare tastiera, come se crescessero sugli alberi. Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Sì, le tastiere non cresceranno sugli alberi, infatti questa l'ho comprata su Amazon, vedete qua lo scatolotto in realtà ancora da aprire. E insomma in questo video andrò a farvi un unboxing e vi racconterò un po' la mia esperienza, delle prime opinioni a caldo e insomma di questa tastiera che c'è qui dentro. Ma prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche e a seguirmi su Instagram e ovviamente a iscrivervi anche al canale Telegram di offerte nel quale appunto pubblichiamo tante offerte molto buone sia di hardware che di videogiochi, anche di schede video perché ultimamente stanno tornando a prezzi decenti e quindi appunto trovate tutti i link qua sotto in descrizione. E detto questo direi che possiamo proseguire col video. Quindi per non perdere altro tempo direi subito di andare a aprire il paccozzo. Appunto questa tastiera ho deciso di prenderla. In realtà sì, non perché avessi un'enorme esigenza fisica, fisiologica di avere una nuova tastiera perché non sono scarso a Fortnite, perché quella tastiera lì insomma cioè non è quella che uso normalmente, così era tanto per fare una intro più goliardica del solito. Quindi però ho visto questa tastiera a 18€ e ho detto: che fai, te ne privi, allora scegli una tastiera meccanica layout italiana a 18€, ovvio che no, e quindi l'ho comprata. Ed eccola qui, la nostra Zenstar, che io non essendo esperto appunto di chissà quanto di tastiere, perché non me ne intendo come molti altri, non mi ritengo un esperto assolutamente, è un marchio che non ho mai sentito, sicuramente un marchio rebrand cinese, che però sulla carta comunque insomma non dovrebbe essere così male, perché appunto è una tastiera meccanica con switch blu, con layout italiano, che appunto non è una cosa scontata. Poi magari per carità tra di voi ci saranno gli appassionati, malati, maniaci del layout americano, che sinceramente non comprendo, perché quando dovete scrivere qualsiasi testo col verbo essere alla terza persona singolare dovete scrivere la E accentata, rimanete fregati, quindi, e tante altre parole italiane, quindi non so, sarete contenti voi. Dissing a tutti quelli che usano insomma la tastiera layout US. Io comunque mi trovo bene con quelle italiane, quindi la cercavo con layout italiano. E a questa cifra, quindi questa cifra in particolare 18€, non si trova nessuna tastiera meccanica, quindi figuriamoci quelle italiane. Ma in generale insomma anche nel budget, quello entry level, che è intorno ai 40€ per una tastiera meccanica, è molto difficile trovarle in questo periodo, almeno con layout appunto italiano. Ma senza perdere altro tempo appunto direi di passare all'apertura di questa scatola molto molto anonima, devo dire, e insomma di farvi vedere quello che c'è all'interno. Ok, allora intanto già qui aprendo la scatola vediamo insomma che ci troviamo questo, che è il coso per togliere i keycaps, insomma i cosi sopra la tastiera, i tasti in sostanza. Cosa che non ho mai avuto perché insomma non, cioè le tastiere che ho comprato fino adesso non l'avevano mai incluso, quindi si vede che appunto si possono cambiare i tasti sopra, buona cosa insomma per una tastiera così economica. Il manuale di istruzioni con le lingue, no vabbè, in inglese teoricamente, e sì, per dove ci spiegano le varie illuminazioni che possiamo fare. E sì, altre specifiche, insomma, switch blu, RGB, quindi sono anche le lucine che ci fanno fare più FPS su Fortnite e CSGO, e anche LOL. E e finite le stronzate, insomma, diciamo, possiamo passare al pezzo forte, ovviamente la tastiera che abbiamo qua sotto nell'imballaggio. Tra l'altro tastiera che si collega, vedo già, con l'USB-C, cosa che, sinceramente potrebbero collegarle con cosa gli pare.
Ed eccola qua, tra l'altro qui dovrebbe esserci il cavo, eccolo qui. E alla fine la scatola è vuota, dentro c'è solo il cavo per la tastiera e adesso facciamo vedere meglio. Insomma, questa qui piccolina alla fine, molto, sì, abbastanza stretta insomma come tastiera, ovviamente senza il tastierino numerico perché vanno di moda così insomma queste qua, e con appunto il cavo bianco che si collega con l'USB-C subito qua. E vabbè, USB dall'altra parte, non per questioni di bandwidth, perché tanto una tastiera ci cioè, deve dare un input ogni morte di papa, se consideriamo insomma la velocità a cui girano i computer, quindi è solo una questione di comodità che uno può staccare facilmente questo e riattaccarlo come cazzo vuole. E di suo la tastiera si presenta così, ovviamente dopo ve la farò vedere meglio illuminata tutto quanto, e ovviamente sentiamo già dal rumore dei tasti che sono effettivamente switch blu e possiamo andare a verificarlo anche usando sto coso, non l'ho mai usato, quindi infatti non si usa così. Che cazzo si usa sta roba qua, sto ormese. Tanto so che starò facendo morire dentro gli appassionati. Oh là, questo qui per togliere, è la prima volta che lo uso, quindi abbiate pietà di me. E vediamo subito appunto lo switchetto di colore blu che fa il suono più potente che ti stura le orecchie quando uno scrive, insomma, batte i tasti a macchina. Cosa che però appunto a me sinceramente piace molto, infatti tutte le tastiere che ho, diciamo, che ho usato sono switch blu, so che sono appunto un nabbo completo in questa materia, però appunto, questi qua la vendevano a 18 euro questa versione qui, se no sinceramente avrei provato anche un'altra, insomma, con altri switch sopra, però oh, questa era, quindi questa passava al convento e questa ho preso. Poi un'altra cosa che nel retro della tastiera, cosa non scontata secondo me, troviamo diversi livelli per l'appoggio e possiamo inclinare per l'inclinazione, anzi, possiamo inclinarla un pochino volendo tirare su anche questi più grossi, così da averla proprio inclinata e avere i nostri polsi che si devono piegare come non so cosa. E se no, la possiamo tenere ovviamente completamente tirata giù in più o meno in piano e battere così a macchina. Detto questo, direi che possiamo passare alla prova effettiva su computer, illuminazioni, cose varie, e poi a un pensierino finale prima di chiudere il video. E rieccoci qua ragazzi, dopo aver fatto un po' la prova dei colori, insomma, delle varie funzioni di questa tastiera, dopo averla un po' provata, che dire, davvero sono rimasto molto stupito perché, diciamo, non dico che davo già per persi questi 18 euro di Amazon, però, insomma, dicevo, vabbè, cosa vuoi che mi arrivi, insomma, non, veramente non gli davo un soldo, posso essere sincero. Invece devo dire che effettivamente sia come comodità, qualità dei tasti, alla fine vi ho detto sì, non sono un grande esperto di tastiere, non sono un esperto in generale di tastiere, però posso dire appunto per me, diciamo una tastiera del genere, soprattutto se utilizzata in un ambito come può essere il gaming, perché alla fine è una tastiera compatta, quindi vi dà anche più spazio, insomma, per spostare la mano se giocate con sensibilità particolarmente basse, quindi di fare movimenti molto ampi con il vostro braccio destro per usare il mouse. Insomma, davvero questa tastiera ha anche questa comodità in più. E alla fine, appunto, l'altezza dei tasti è anche, per
me, cioè, secondo me non è per nulla male per giocare. Vabbè, l'inclinazione, vi ho già detto, la potete regolare come vi pare. L'illuminazione, gli effetti di illuminazione sono ovviamente non sono RGB al 100% perché diciamo i tasti possono fare solo certi colori, cioè tipo questa fila fa solo i tasti rossi, mi pare, questa quelli verdi, poi blu così e avanti. Però comunque sono simpatici gli effetti, quindi comunque è un bonus in più. Alla fine potete anche tenerla spenta se volete. Però diciamo, allora, per concludere ecco questo video, come sempre il solito pensiero finale, vi consiglio di comprare questa tastiera. Diciamo, ovviamente se la pagate 18 euro, assolutamente sì, perché non c'è nessun'altra, insomma, su questa fascia di prezzo meccanica e che abbia questa qualità alla fin fine. Se la dovete pagare a prezzo pieno, intorno ai 40 euro circa, diciamo, ci sono sicuramente altre alternative, però insomma comunque secondo me non la schiferei neanche a 40 euro insomma come tastiera, diciamo ovviamente se conoscete altri brand che fanno tastiere migliori, sapete così, su più o meno magari anche con 10 euro in più, ovviamente sì, andate su quei modelli. Questa ovviamente, vi ripeto, per quello che mi è costata, diciamo, non ce n'era nessun'altra, insomma, neanche lontanamente, insomma, che si avvicinasse come rapporto qualità-prezzo. Quindi, a questo prezzo ve la posso consigliare senza, alcuna remora. Si dice sì. Beh, bene. E beh, detto questo, siamo arrivati alla fine di questo video, quindi io, come al solito, vi ricordo di iscrivervi qua sotto al canale. Se ancora non l'avete fatto attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche, di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici se sapete che sono interessati all'argomento, di seguirmi su Instagram, iscrivervi al canale Telegram e tra l'altro vi lascio linkata qua sotto anche questa tastiera, quindi dateci un occhio che magari nel momento in cui la guardate è anche in offerta, chi lo sa, quindi potete prenderla al prezzo di cui l'ho presa io. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.